Abbiamo fatto la consegna dei lavori al secondo lotto del palazzetto dello sport e quindi penso che a breve inizieranno pure i lavori per il secondo lotto del palazzetto. Poi abbiamo fatto pure la consegna dei lavori della ex scuola materna, quindi la nuova sede della scuola materna, che avrà naturalmente tutte le caratteristiche per quanto riguarda sicurezza, antisismicità, essendo una bella struttura, però una struttura di 50-60 anni fa. Stiamo aspettando da un giorno all'altro la sentenza del Consiglio di Stato per sbloccare i lavori nel centro storico. Là praticamente abbiamo appaltato 5-6 milioni d'euro per quanto riguarda la messa in sicurezza del costone roccioso. La seconda in graduatoria che ha preso l'appalto ha fatto ricorso al TAR, poi sono arrivato al Consiglio di Stato, quindi a giorni dovrebbe sbloccarsi pure questi grossi lavori che daranno veramente la svolta a tutto il centro storico, che abbiamo, verso cui abbiamo investito tantissimo. Da qualche giorno sono ripresi i lavori della pavimentazione nella piazza di fronte alla chiesa del Santissimo Salvatore, lavori che comprendono sia la pavimentazione del sagrato sia tutta l'area intorno al castello, quindi andranno a completare i lavori di tutta la pavimentazione che già sono stati iniziati da Marvicini, quindi la parte terminale del centro storico. Ecco, per quanto riguarda invece le opere future, c'è qualcosa nel piano triennale, qualche sogno nel cassetto? Ma sicuramente, noi ripeto, fra qualche mese, settimana, non lo so, c'è il famoso parco eolico, naturalmente dove verso cui noi abbiamo investito tantissimo, ma naturalmente il governo ha fatto delle modifiche per quanto riguarda gli incentivi, quindi è stato rimodulato tutta la parte contrattualistica e a giorni sbloccheremo finalmente tutto il comparto del parco eolico. Voglio sottolineare che il bando del parco eolico di Caggiano è stato unico nel suo caso, è stato pigliato come esempio per quanto riguarda la giurisprudenza europea, perché non è stato fatto con trattativa privata, bensì un bando aperto a tutte le aziende europee, quindi con un introito, con un utile del comune veramente importante. E naturalmente questi soldi saranno investiti per quanto riguarda le altre infrastrutture che mancano per terminare tutta la parte delle opere pubbliche, che è abbastanza corposa.